coloro che hanno ragionato sulle cause finali hanno scopato la polvere sotto il tavolo per evitare che si vedesse. Hanno deciso che tutto ciò di cui non si poteva conoscere, che non si poteva ricondurre a finalità positiva per l'uomo, fosse ciò che non si riusciva ancora a capire perché servisse all'uomo. Ma per l'appunto in questo modo hanno semplicemente conservato, possiamo usare questa espressione che non è spinoziana ovviamente, l'assetto epistemologico della loro mente, il sistema dei loro saperi, il sistema dei loro finti saperi, che invece andava buttato complessivamente perché fondato su basi che lo rendevano intrinsecamente inadeguato. Essi hanno quindi ammesso come cosa certa che i giudizi degli dèi oltrepassano di gran lunga l'intelligenza umana, ovvero se Dio sembra consentire delle cose che non sono a vantaggio degli uomini è perché noi non capiamo. Se noi capissimo di più, capiremmo che Dio ha ragione, ma ha ragione perché in realtà Lui sta ragionando come noi, solo che noi non lo vediamo. Alla fine, se noi capissimo il ragionamento che ha fatto per decidere quello che ha fatto, capiremmo che ha ragionato bene, perché ha ragionato bene come quando noi ragioniamo bene. Dio continua a comportarsi come un super uomo, solo che noi non vediamo la sua riflessione e non vedendola non capiamo abbastanza. Quindi con questo modo costoro, dice, riescono a continuare a pensare che Dio sia questa cosa, cioè un Dio che pensa in funzione del vantaggio degli uomini, anche se noi non siamo intelligenti come lui e quindi a volte non ci rendiamo conto che tutto ciò che fa è a nostro vantaggio, con dimostrazioni a volte interessanti. Terremoto, crolla un'intera città, muoiono tutti, o uno dice: è morto mio zio che oltre ad avere la casa che se n'è andata col terremoto ha 500 campi in giro e soldi in banca, tutto questo viene in eredità a me, la previdenza di Dio grazie che ha fatto il miracolo. Essi quindi hanno ammesso come cosa certa che il giudizio dei dèi, appunto, e certamente questa causa da sola sarebbe stata sufficiente a tenere nascosta in eterno la verità al genere umano. Se la matematica, mostiometricum, no? Che tratta non dei fini, ma solo dell'essenza e delle proprietà della figura, non avesse mostrato agli uomini una norma diversa di verità. E oltre alla matematica si possono assegnare ancora altre cause che è superfluo enumerare qui, le quali hanno reso possibile che gli uomini si accorgessero di quei pregiudizi comuni e fossero condotti alla conoscenza vera delle cose. Con questo ho spiegato abbastanza ciò che ho promesso in primo luogo. Già. Ma questa conclusione è interessante con l'apparizione della matematica. A fronte delle narrazioni orientate alla finalità, la matematica ci riporta quanto dicevamo all'inizio del mostro geometrico. La matematica è un sapere sincronico. I teoremi non è che... I teoremi sono tutti, come abbiamo detto, contemporaneamente presenti a se stessi. Nel tempo noi ci affaccendiamo a capirli e a dimostrarli. Ma nessun matematico, si potrebbe dire, si inventa qualcosa al di là di ciò che è possibile dedurre dalle premesse. E nello stesso tempo queste premesse sono premesse di qualcosa, per cui il fatto che da queste si deduca è una necessità. Si apre conseguentemente, come possiamo dire, una porta su un altro, un'altra possibilità del pensiero, che è un pensiero che non opera in funzione dei fini, ovvero sia della costruzione di una razionalità che dipende dagli oggetti degli appetiti umani, ma dipende da uno sguardo rivolto a una verità che tende ad avere il tempo della sostanza.
ovvero, come appunto qui si dice, un pensiero che sia in qualche modo in grado di porsi il problema delle cause, non solo delle cause finali. Ma per mostrare ora che la natura non ha alcun fine che le sia stato prefisso e che tutte le cause finali non sono altro che finzioni umane, non c'è bisogno di molte parole. Credo infatti che ciò risulti sufficientemente tanto dalla considerazione dei fondamenti e dalle cause di cui ho dimostrato che questo pregiudizio trae la sua origine, quanto la proposizione 16, corollari della proposizione 32, e inoltre da tutte quelle proposizioni con cui ho mostrato che tutto nella natura avviene per eterna necessità e consomma perfezione. Quindi qui abbiamo in qualche modo, se volete, un versante epistemologico. A partire dal fatto che perfezione e realtà sono la stessa cosa, ne consegue un orizzonte diverso per la mente. E il Dio sostanza di cui si è parlato diviene anche conseguentemente un terribile tagliafuori nei confronti di tutto ciò che opera sulla base di diverse premesse. Ultima cosa, dopodiché sinceramente sì, adesso prometto due ultime battute. Tuttavia aggiungerò ancora questo, cioè che questa dottrina finalistica sovverte totalmente la natura. Essa infatti considera come effetto ciò che in realtà causa e viceversa. Fa poi posteriore ciò che per natura è anteriore. E infine rende imperfettissimo ciò che è supremo, perfettissimo. Infatti, lasciando da parte i due primi punti, poiché sono evidenti per sé, è perfettissimo, come risulta alle proposizioni 21, 22 e 33, quell'effetto che è prodotto immediatamente da Dio. E quanto più una cosa ha bisogno di cause intermedie per essere prodotta, tanto più essa è imperfetta. Ma se le cose che sono state prodotte immediatamente da Dio fossero state fatte da Dio affinché Dio raggiungesse il suo fine, allora necessariamente le ultime, a causa delle quali le prime sono state fatte, sarebbero più eccellenti di tutte. Inoltre questa dottrina annulla la perfezione di Dio, giacché se Dio agisce per un fine, allora necessariamente appetisce qualcosa che gli manca. Se Dio potesse avere fini è perché gli manca qualcosa, ma se è perfetto perché gli manca qualcosa? E sebbene i teologi e i metafisici distinguono tra il fine di indigenza e il fine di assimilazione, confessano tuttavia che Dio ha fatto di tutto per se stesso e non per le cose da creare, giacché prima della creazione non possono, oltre Dio, assegnare nessuna cosa in vista della quale Dio avrebbe agito, e quindi sono costretti ad ammettere che Dio mancava di ciò per cui ha voluto procurare dei mezzi e che lo desiderava, come chiaro di per sé. Ecco. Dio allora si sarebbe trovato in una qualche condizione nella quale gli sarebbe mancato qualcosa e avrebbe creato per poterlo avere. È l'idea che prima abbiamo visto e che è un'idea, ripeto, che non può forse essere neanche liquidata nella forma, peraltro, ricchissima di sviluppi positivi, in senso di proposta che qui dà Spinoza, cioè che Dio crea gli uomini perché sente bisogno di compagnia. Qualcuno direbbe perché ha bisogno di qualcuno con cui giocare e a volte di giocare in maniera crudele. Esiste, non a caso, tutta una grande tradizione di pensiero letterario che si pone il problema in definitiva di come gli dèi, Dio, esistano e siano cattivi. Un'idea che approssima a suo modo quella che Spinoza riterrebbe assolutamente superiore però a questa, quella che in realtà
in questa forma, si accorge che non è possibile proiettare nella realtà delle cose nessun ordine che sia un ordine subordinato ai desideri dell'uomo. Questa cosa che comunque mette in luce una categoria che in altri contesti avrà dei grandi sviluppi, in alcuni anche grandi lettori di Spinoza. Penso ovviamente, perché mi sono particolarmente affezionato, al modo in cui Jacques Lacan tratterà la nozione di reale. Qui, in qualche modo, il reale è la perfezione, ma anche qui in Spinoza, sulla perfezione, vanno a infrangersi le formazioni dell'immaginazione, ovvero sia le formazioni di desideri che non sanno interpretare se stessi, perché guardano agli obiettivi ma non sanno confrontarsi con la loro causa. È per così dire una sorta di inversione di tendenza che già qui il Dedeo tende ad imprimere a una forma tutto sommato di una classica interrogazione umana su Dio, una direzione che va in senso, nel senso opposto a quello di attribuirgli o il ruolo di un responsabile dell'infelicità umana o il ruolo di un realizzatore alla fine di una quadratura di conti percepibile dalla ragione umana per le apparenti incongruenze del mondo e della vita. Ecco, Spinoza offre una via in qualche modo diversa. Dio non è fatto per guardare i conti delle aspettative umane, ma la sua non umana coerenza e necessità è qualcosa che, bene o male, ha a che fare col tessuto delle azioni umane ed è in qualche modo qualcosa in cui gli uomini possono realizzare la loro potenza e in un certo senso la necessità della loro libertà. Va bene, io direi che ho terminato, ci ho messo un po' di più di quanto non pensassi e quindi anche mi scuso per la prolissità, e spero che insomma non sia stato un percorso troppo gravoso e soprattutto troppo inutile. Le altre parti dell'etica non hanno minor, se stata avvertita, né forza né interesse e possono essere la premessa per una serie di interrogativi sul rapporto che esse hanno sia in senso storico sia in senso speculativo con altri percorsi della filosofia e con il problema della filosofia e delle sue ragioni anche adesso. Bene, grazie e auguri per il resto. Ma dimentichiamo, certo, se ci sono quesiti sono qua, anche se come possiamo dire, le bons se levi, il focante de viva, per dirla con Valerie. Riposo. Apro per il dibattito un attimo. Sì, se voglio, ma mi sembra che stia rotto. Più che un dibattito, c'è un dibattere, se non capisco.